Ciao a tutte, bentornate in un nuovo piccolo video in cui voglio condividere la mia esperienza nell'andare a vedere il nuovo film di Paola Cortellesi dal titolo C'è ancora domani. Per la prima volta Paola Cortellesi è stata anche la regista del suo film, oltre che ovviamente una dei due protagonisti, l'altro è Valerio Mastandrea che nel film recita la parte di suo marito. L'ambientazione è quella degli anni 40, quindi in guerra, tant'è che durante il film si vedono proprio postazioni di militari, di soldati, e c'è anche un'altra bravissima attrice che interpreta il ruolo della loro figlia Marcella. Lei mi ha colpito molto perché è molto bella e anche molto espressiva. Mi ha ricordato un pochino Silvana Mangano. Allora, il film è girato in bianco e nero, non so se ve l'ho già detto, ed è stata una delle cose che mi ha colpito molto perché quel tipo di fotografia riporta veramente agli anni che furono. Non ho assolutamente intenzione di fare spoiler, ma di raccontare a grandi linee di cosa parla il film. Ovviamente, vista l'ambientazione e si deduce anche dal trailer che viene visto ovunque, è un film che parla molto del patriarcato, della situazione delle donne in quegli anni, non di tutte, ma della maggior parte, in cui le donne non avevano altro ruolo che non quello delle casalinghe, delle mamme e ovviamente anche delle lavoratrici, perché avevano diciamo quasi il dovere, no? Di contribuire alle spese della casa. Lei in questo film è sposata con quest'uomo molto aggressivo che a sua volta ha avuto una famiglia con un padre molto aggressivo ed una madre, da quello che si evince dal film, suicidata, sì, e quindi chiaramente è una fotografia un po' cruenta di quello che era la famiglia in quel periodo. La trama si snoda attorno a questa famiglia che ha una figlia grande da sposare, due figli più piccoli e nelle persone che popolano il condominio, il quartiere. Ho apprezzato veramente tanto sia la regia di Paolo Cortellesi, le riprese particolari, la fotografia e ovviamente tutti i particolari che sono stati attenzionati per fare questo film, dall'abbigliamento al linguaggio di quei tempi, allo spirito proprio di quei tempi. Non sono invece d'accordo con le persone che hanno detto sostanzialmente che da questo film tutti i maschi ne escono fuori come dei disgraziati, no? Come dei maschilisti violenti. Non è assolutamente vero, perché è vero che trapela la violenza di alcune strutture familiari, ma ci sono molte figure maschili in questo film alle quali viene dato il giusto ruolo, un ruolo anche d'onore. Uomini che proteggono le donne, uomini che ne hanno cura. Questo purtroppo non accade per la protagonista del film, che è appunto interpretata da Paola Cortellesi, e lei rischia, tra l'altro, di veder perpetrare questa sua sudditanza, questo suo subire passivamente le violenze del proprio marito sulla figlia, per cui c'è tutta una serie di scelte, di situazioni che si vengono a creare che fanno pensare che il film vada in una certa direzione e invece il finale è a sorpresa e ovviamente non vi dico niente. Però è un film che rende davvero onore a quelli che erano i primi abbozzi di un femminismo che sarebbe esploso qualche decennio dopo, ma che all'epoca era assolutamente necessario vista la condizione della maggior parte delle donne. Il film vuole essere proprio un film denuncia, un film per non dimenticare. Non c'è quindi nessun odio per il maschio, non c'è nessun maschilismo. È un equilibrio, ok? C'è un equilibrio e c'è un veritiero spaccato di quello che era l'andazzo generale di quei tempi. Quindi, senza dare torto all'uno o all'altro, c'è veramente la fotografia reale di quello che era il vissuto di tutti e di alcuni in particolare. Quindi un filmone veramente bello, ne valsa la pena. Se avrò occasione lo rivedrò volentieri, come spesso accade quando poi viene girato, viene passato nelle pay TV o comunque Prime Video, queste cose qui. Quindi straconsigliato, andatelo a vedere. Brava Paola Cortellesi che non delude mai. Io praticamente ne ho visti quasi tutti i suoi film e tutti mi sono piaciuti tanto. Vorrei sapere che cosa ne pensate voi, se siete andate già a vedere questo film, se avete intenzione di vederlo, fatemi sapere nei commenti che cosa ne avete dedotto e che cosa vi è sembrato. Un grande saluto!